Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del martedì, che oggi non sarà a tema Harry Potter, ma sarà a tema animali fantastici e dove trovarli. Ho ricevuto ultimamente tantissimi, ma davvero tantissimi messaggi privati dove mi chiedevate di parlare della versione illustrata di Animali Fantastici, perché in molti credevate che io non l'avessi acquistata, ma secondo voi potevo io perdermi questo libro? Ma neanche per sogno. E quindi ragazzi, finalmente oggi è arrivato il suo turno e ve ne parlerò. Intanto voglio chiarire una cosa: in tanti, ma davvero in tanti, e la cosa mi preoccupa un po', eravate convinti che si trattasse della versione illustrata del film di Animali Fantastici Dove Trovarli, o per meglio dire di questo, della sceneggiatura originale di Animali Fantastici Dove Trovarli. Ebbene ragazzi, no, non si tratta della versione illustrata di questo o comunque del film, ma si tratta della versione illustrata di questo. Quello che ho tra le mani è la primissima edizione di Gli Animali Fantastici Dove Trovarli di Newt Scamander. Questa qui è uscita davvero tantissimi anni fa, l'ho acquistata addirittura in lire e costava 4.000 lire, anzi no, costava 4 euro, però era 7.745 lire, quindi davvero tantissimi anni fa. Adesso non ricordo se davvero ci fossero ancora le lire, ma comunque ragazzi, io andavo a scuola, quindi due vite fa. Ebbene, quindi ragazzi, si tratta di questo qui e non del film. E voi direte, come hanno fatto a tirare fuori un libro illustrato da un libricino così di pochissime pagine? Ebbene, ci sono riusciti, perché questo qui è semplicemente un bestiario. Quindi all'interno troviamo una breve introduzione di Silente, un'altra introduzione di Newt Scamander con la sua piccola biografia, almeno era questo quello che sapevamo all'epoca su Newt Scamander fino a qualche anno fa. E ragazzi, poi si tratta semplicemente di un elenco dall'A alla Z di creature magiche. Ebbene, oggi Salani ci porta anche a noi italiani questo bellissimo libro che a me è piaciuto davvero un sacco. Si tratta di Gli Animali Fantastici Dove Trovarli. Ebbene, anche il titolo è rimasto fedele a quello del libro e non ha preso quello del film, che è semplicemente Animali Fantastici Dove Trovarli, è rimasto anche l'articolo Gli. E questa cosa mi è piaciuta parecchio. Altra differenza rispetto ai volumi illustrati di Jim Kay, ragazzi, è che questo volume qui non ha una sovracopertina, è direttamente stampata sul cartone. Quindi abbiamo un cartonato a tutti gli effetti senza sovracoperta. I caratteri sono in color oro e qui ecco che troviamo questa sorta di cicogna, di struzzo, che se non sbaglio in realtà si tratta di un Occami. E devo dire che mi piace tantissimo il tipo di carattere che hanno scelto e mi piace tantissimo anche questo gioco di filamenti dorati che ci sono sullo sfondo. Mi piace davvero tanto. Bene ragazzi, come si compone all'interno questo volume? Questo volume intanto ha un'illustrazione bellissima del mondo. Qui troviamo Africa, qui troviamo Europa, qui troviamo America e qui troviamo Asia, proprio scritti in lettere qui nei quattro punti cardinali. Non lo so, mi è piaciuta parecchio. Come nella versione originale, anche qui all'inizio troviamo un indice molto completo con tutte le varie parti che vi ho citato poco fa, quindi l'autore, la prefazione, come è nato questo libro, poi abbiamo diversi altri piccoli capitoletti, fino a quando arriviamo alla parte più sostanziosa del libro, che è quella degli animali fantastici dall'A alla Z, e che è quella che poi alla fine interessa a noi tutti. Bene ragazzi, ecco, in poche parole, questo volume per il 90% è formato così. Troviamo immagine dell'animale e descrizione per ogni singolo animale che è stato riportato nell'opera originale. E secondo me è davvero una perla, è un volume da avere assolutamente e spero ovviamente, ma ne sono sicuro, che faranno anche quello relativo al Quidditch attraverso i secoli, perché anche su quello ci sarebbe tantissimo da disegnare, perché al suo interno vengono raccontate tantissime curiosità di come è nato questo sport, tutte le varie attrezzature, le primissime palle, il primissimo boccino che era addirittura un uccellino. Quindi ragazzi, anche quello lì mi aspetto di vederlo in questa versione. E secondo me alla fine arriverà anche una versione illustrata delle fiabe di Beda il Bardo. Adesso però voglio mostrarvi qualche illustrazione
che mi ha maggiormente colpito. Soprattutto quelle dei draghi sono davvero belle, guardate, occupano addirittura due pagine intere. All'interno troviamo anche il nostro dorso rugoso di Norvegia, ma ne troviamo anche tantissimi altri. Addirittura ecco qui il forte ventre ucraino che è stato disegnato in ben 4 pagine. Spero di non buttare tutto a terra, voglio farvelo vedere per intero. Eccolo qui ragazzi, guardate che illustrazione gigantesca, è davvero bellissima. E poi andando ancora avanti ecco che ne troviamo tantissime altre. Qui abbiamo un bellissimo grifone. E poi troviamo anche le Meridi. E poi eccolo ragazzi, c'è anche lui, avevo ragione, l'Occami, il secondo animale più amato della saga di Animali Fantastici fino ad oggi, secondo me secondo solo dopo allo Snaso. In questo libro ragazzi sono davvero presenti tutti gli animali che abbiamo imparato ad amare durante questi anni. E addirittura questa versione qui illustrata rispetto alla mia, che è la prima edizione in assoluto, sono stati aggiunti 6 animali che trovate anche nella versione nuova di Animali Fantastici Dove Trovarli, per intenderci quella con la copertina verde e il drago in copertina. Bene ragazzi, in questo volume qui ecco che troviamo anche uno dei protagonisti del primo film di Animali Fantastici e si tratta del tuono alato. Ma davvero ci sono tutti, c'è lo Snaso, troviamo i Testral, troviamo davvero tutti gli animali. Io non voglio rovinarvi il libro facendoveli vedere tutti perché non mi sembra giusto, ma ragazzi vi consiglio almeno di andarlo a sfogliare, andate in una libreria, prendetelo tra le mani, toccatelo, questa copertina gommata è davvero bellissima. E un'altra cosa che mi è molto piaciuta è che è presente anche un cordino rosso all'interno per segnare la pagina, quindi proprio come se fosse una sorta di enciclopedia, non lo so, vista un po' così, mi piace davvero tantissimo, è stata davvero curata fin nel minimo dettaglio. Le illustrazioni sono di Olivia Lomenech-Gill, io ragazzi sicuramente l'ho letto malissimo, però volevo dirvelo perché mi sembra giusto. E questo libro lo trovate al momento ancora disponibile nelle librerie più fornite e anche su Amazon, quindi vi lascio sotto il link in descrizione, secondo me è assolutamente da non perdere e probabilmente piano piano anche questo qui andrà a diventare sempre più difficile da reperire. Io ragazzi cosa devo dirvi di più? Ve lo consiglio assolutamente sì, secondo me è un must have. Se dovete scegliere tra le versioni illustrate dei vari libri e questo qui, assolutamente prendete prima questo perché è un'opera unica per sé, che anche da sola è già completa così di suo, quindi assolutamente ve la consiglio. Ovviamente spero che con i prossimi film non vadano a rovinare un po' quest'opera, perché aggiungendo nuovi animali che non sono presenti in questo volume bisognerebbe andare ad aggiornarlo e quindi fare magari una nuova versione, e la cosa un po' mi dispiacerebbe, ce ne sono talmente tanti qua dentro che secondo me andarne ad inventare di nuovi mi sembra anche un po' inutile, perché ce ne sono davvero tantissimi, compreso l'Obscuriale. Quindi ragazzi, io a questo punto non ho altro da dirvi, spero che la mia esposizione qui di creature fantastiche vi sia un po' piaciuta, ci ho messo davvero un po' di impegno per allestire una cosa carina, spero quindi che abbiate apprezzato il gesto. E ragazzi, io vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video potteriano, e noi comunque ci rivediamo prestissimo con tanti nuovi video. E come ogni settimana ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici, mi raccomando commentate, fatemi sapere se avete già questo libro, se vi è piaciuto, se lo acquisterete, se adesso che magari l'avete visto qui sul canale meglio, un po' più nel dettaglio, avete cambiato idea in merito a questa pubblicazione di Salani. Io sono davvero sempre molto interessato ai vostri commenti e come sapete vi rispondo sempre. E a questo punto vi ricordo anche che qualora voleste acquistare delle magliette fighissime potteriane come questa mia, le trovate su Pampling e potete utilizzare il mio codice sconto 7potter per avere il 15% di sconto. Io aspetto delle magliette da Pampling, le ho acquistate qualche settimana fa e ragazzi non vedo l'ora di mostrarvele, perché ce n'è una potteriana che mi piace tantissimo e che non vedo l'ora di farvela vedere. C'è una civetta gigantesca qui sul davanti e anche altre cose che mi sono piaciute tantissimo. Ma adesso bando alle ciance ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!